Pedalo, non ti fermo mai su, corro, tremo e poi gira, giro, gira, gira, giro, gira. 182 chilometri, una sola coppa e 176 ciclisti che ce l'hanno messa tutta per contendersela. Emozioni, grinta, fatica, ma anche tanta soddisfazione per l'undicesima tappa del Giro d'Italia. La carovana oggi è entrata nei territori delle Marche e dell'Emilia-Romagna partendo da Porto Sant'Elpidio. Tanti, come sempre, i tifosi e gli appassionati di questo sport che non si sono persi il passaggio della Corsa Rosa. Anche i fanesi l'hanno attesa in Viale Gramsci, tutti con la mascherina, così come imposto dalle norme anticontagio. Alle 14.15 le sirene delle volanti delle forze dell'ordine hanno annunciato l'arrivo dei primi ciclisti. Attendiamo il Giro d'Italia con i bimbi, sì. Siete appassionati? Sì, ce lo seguiamo sempre. Quando viene in zona lo seguiamo sempre. Siete di Fano? Siamo di Fano, sì, abitiamo qui vicino, siamo venuti a piedi. Cerca di trasmettere questa passione anche a lei, perché è la prima volta che lo vede, quindi quest'anno è nata l'anno scorso, quindi è la prima volta che vede il Giro anche lei. Su Viale Gramsci per vedere il passaggio del Giro? Esattamente. Seguite spesso il ciclismo? Sempre, da sempre, da sempre. Oltre il calcio c'è il ciclismo per me, da parte mia. Quindi si attende soltanto il passaggio? Aspettiamo il passaggio, giusto. È una cosa veloce perché non vedi niente, però ti rifai un pochino, no? Anche lei non si perde il Giro d'Italia? Beh no, già che sono a Kipri, io vivo in Spagna e allora non posso perdere questa occasione, capito? Un'altra tappa importante che passa per la nostra città e non se la vuole perdere? No, in assoluto, è un'occasione unica, una volta all'anno, magari. Con le mascherine comunque... però quest'anno, quindi insomma sì. Delle norme un po' sì, da rispettare. Ci vuole, è perfetto, ci vuole. Sulle stesse strade, ma con le bici a pedalata assistita, si è svolto anche il Giro E. Alle 11.30 il gruppo è partito da Piazza dell'Unificazione a Marotta con l'arrivo previsto a Rimini. Tra loro anche due mondolfesi, l'allenatore della nazionale di volley femminile Davide Mazzanti, medaglia d'argento ai mondiali 2018 in Giappone, e la judoka Lucia Morico, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene del 2004. A vincere il Giro è stato Roberto Ferrari, premiato dal sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Lei è appassionato di ciclismo? Sì, c'ho la bici, c'ho tutto. È la prima volta che vede passare anche i ciclisti del Giro E? No, sono diverse volte perché io seguo anche dietro il Giro d'Italia vado. Ah sì? Sì, sì. Quindi una passione però? Io accompagno i turisti stranieri, faccio l'accompagnatore. Inevitabili questa mattina i disagi al traffico per la chiusura di alcune strade disposta dal sindaco con ordinanza. A presidiare la zona decine di forze dell'ordine e i volontari della protezione civile. Le chiusure quelle odierne per il Giro, no, sinceramente c'è stato un buon giro, un buon flusso di gente. Poi considerando anche il tempo che è stato bello, quindi ha facilitato anche quello. Da parte mia nessun tipo di disagio. La tappa si è poi conclusa a Rimini, dove ha trionfato Arnaud Demer. Per il francese è il quarto successo nella 103esima edizione del Giro d'Italia. Alle spalle Peter Sagan, ieri vittorioso a Tortoreto, e il colombiano Alvaro José Oded. Un amante del ciclismo. A vedere il Giro d'Italia, ma anche a seguire i bambini dell'Alma Juventus Fano. Quindi il Giro d'Italia lo seguiamo molto volentieri, anche perché tra l'altro c'è un altro ragazzo che ha corso con noi, che da 2 anni fa il Giro d'Italia, Giovanni Carboni. Quindi... un evento che non si può perdere. Assolutamente no. Sono pronto al sorpasso. La vedremo fra qualche anno nella carovana? Dai, speriamo. Già ho corso con questi ragazzi. Purtroppo la nostra squadra non può partecipare al Giro, però io spero in un paio d'anni di essere, insomma, passare sulle strade di casa, che sarebbe una bella emozione. Come è stato questo Giro? Abbastanza bello, insomma, non si è visto niente, ma si è visto tutto. Sergio Carboni, un grande artista del nostro territorio, non solo, ha dedicato un'opera a Pantani. L'abbiamo dedicata, sono 20 anni che seguiamo Pantani, questa è l'ultima creazione. Oggi appunto per il Giro d'Italia, no? Per questa occasione. Ogni volta che passa qui a Fano noi facciamo sempre festa, lo ricordiamo come un grande amico e grande campione. Gira, 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 ci sono.